Namaste, ciao a te, sono Naduci Gabriella, 40 anni di grande passione per lo yoga e pensandoti ti mostro un altro piccolo esempio di come possa essere importante l'utilizzo dei props, degli attrezzi nella pratica dello yoga che fai qui con me. Vediamo un semplice movimento delle braccia in Parvatasana, che è la loro salita verso l'alto, come si perfeziona grazie all'utilizzo di un mattoncino. Ci poniamo seduti, stringiamo l'interno delle cosce, poniamo le dita estese ai lati del mattoncino e, tenendo le scapole basse, la colonna vertebrale nelle sue curve fisiologiche, inspirando cominciamo a far salire il mattoncino da terra. Tieni presente che ci vuole un po' di tono addominale. Quando espiriamo, il mattoncino lo mandiamo lontano da noi. Per il principio isocinetico del movimento sentirai che l'azione sulla muscolatura delle braccia diventa molto più intensa. Non solo, hai l'opportunità di tenere perfettamente su linea orizzontale le due mani e di conseguenza le due braccia. Andiamo avanti, inspiro su, espiro lontano, tieni con l'addome, spingi lontano il mattoncino, stringilo con le mani. Ripetiamo ancora, inspiro, espiro lontano. A questo punto hai proprio la possibilità di sentire che si crea maggior spazio all'interno dell'articolazione della spalla, perché il movimento di portare lontano il mattoncino fa sì che si formi uno spazio, seppur minimale, altrimenti significativo per l'articolazione, in quanto la testa dell'omero si allontana internamente.